ragazzi, bentornati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Ormai è un mese esatto che uso senza sosta la Scott Spark con il nuovo sistema RockShow Flight Attendant e quindi ho deciso di andare a fare un piccolo video per spiegare come utilizzare al meglio il RockShow Flight Attendant, perché va settato e meglio lo si setta e meglio funziona. Ok, è finita. Adesso piano e cerchiamo di recuperare. Secondo me è un sistema che funziona veramente benissimo e il suo segreto è che è legato a quello che è il power meter. È un sistema chiuso per il momento, nel senso che RockShow permette di far funzionare il flight attendant solo ed esclusivamente se c'è forcella, ammortizzatore, power meter e cambio AXS. Quindi senza uno di questi elementi il sistema non funziona, o meglio, si può cercare di hackerarlo in qualche modo, nel senso che far funzionare la sola forcella si può farla andare, ma solo in modo manuale, ovvero aperto, pedal e chiuso. La forcella diventa a tre posizioni manuale, come se fosse a cavo, solo che è elettronica. La prima cosa importante da fare sul sistema flight attendant è quello di andare a settarlo. Bisogna collegare tutte le parti del sistema AXS a questa, che è il cervello di tutto il sistema flight attendant. Come si fa? Con l'applicazione AXS si vanno a premere tutti i singoli bottoni, si vanno a svegliare tutte le varie parti AXS in modo da farle rilevare dall'applicazione. A quel punto vengono intercettate, si trovano tutte sulla schermata e vengono in automatico collegate al sistema. Cosa importante: se la bicicletta ha il nuovo power meter Quark, che è questo all'interno del perno, bisogna sbloccare e a quel punto viene fuori il controllo con la batteria, che è anche quello dove si va a ricaricare, e a questo punto si può andare a premere con il bottoncino e vedete che si accende la luce. Si va a rimettere all'interno e via. Anche questo va a essere collegato. Quindi adesso che abbiamo collegato tutto il nostro sistema flight attendant all'applicazione, abbiamo perfettamente l'idea di come stanno le nostre singole parti. Però prima di andare a lavorare con l'applicazione sul sistema flight attendant dobbiamo fare una cosa. Pompetta delle sospensioni classica e facciamo il SAG. Andiamo a guardare la tabella che c'è sullo stereo sinistro, la nostra pressione in base al peso. Andiamo a ciclare un po', saliamo in sella, abbassiamo lo ring, controlliamo che sia corretto e perfetto, abbiamo il nostro SAG alla forcella. Bisogna farlo all'ammortizzatore. Anche qui utilizziamo circa un 25% di SAG. Sulla Scott Spark basta premere il pulsante, si toglie la copertura. Sulla Scott Spark abbiamo il livello del SAG all'esterno del telaio. Cicliamo un po', ci risediamo, cicliamo un po', ci risediamo. Siamo perfettamente al 25%, quindi SAG fatto. Devo cercare di trovare una ruota per fare velocità sul piano, perché da solo è dura, molto dura. A questo punto andiamo a prendere la nostra app. Allora, la prima cosa che andiamo a fare sono le Adaptive Ride Dynamics. Sostanzialmente quanto facilmente si attiva il flight attendant. Abbiamo quattro impostazioni: bassa è quando viene praticamente tenuto aperta la sospensione, medio è quando si va a mettere in pedal, alta è un misto tra bloccato e pedal, e sprint invece va a bloccare. Su questi quattro livelli possiamo andare ad inserire i nostri target di potenza. Il sistema cosa fa? Mette insieme tramite un algoritmo questi livelli di potenza e quello che legge dal terreno. Quindi se lui legge che siamo sotto i 190 watt ma il terreno è sconnesso, lui tiene aperte le sospensioni, mentre se allo stesso tempo legge meno di 190 watt ma un terreno completamente liscio, comunque va a chiuderle, perché in quel caso capisce che si è per esempio sull'asfalto e si sta spingendo poco. Tramite le Adaptive Ride Dynamics
il sistema flight attendant praticamente impara quali sono le nostre preferenze e va ad aggiornare il suo apertura, chiusura o mettere in pedal a seconda del nostro stile di pedalata. Si può andare anche a mettere quello che è l'override mode e si può andare a scegliere su cosa mettere, se su lock, su pedal o su open. Che vado a premere un po' più a lungo il pulsante alto sinistro, ecco che si passa nell'override mode, ovvero va a mettere direttamente una delle tre impostazioni che abbiamo scelto noi, in questo caso tutto chiuso, in modo da mettere in praticamente manuale il sistema, passare da qualsiasi si è al tutto chiuso, quindi se serve magari entrare sull'asfalto e bisogna chiudere subito, e si ritorna poi ancora schiacciandolo nell'auto mode. Adesso andiamo a vedere invece proprio quello che sono le modalità del flight attendant. Come vedete ci sono varie luci che si illuminano e anche tre tastini. Così quando lampeggia, in questo caso con la luce verde, vuol dire che siamo in auto mode, va tutto bene. Se le due luci blu sotto lampeggiano vuol dire che tutto funziona alla perfezione. Ci sono tre modalità. Questa che è l'auto, che è quella che va ad utilizzare le Adaptive Ride Dynamics per andare a mettere in open, pedal o lock. Se invece noi andiamo a schiacciare questo pulsante per un secondo, andiamo a mettere in manual, vedete, diventa rosso, e andando a premere la parte alta del pulsante sinistro vado a cambiare le impostazioni. Aperto, pedal, è chiuso, quindi sostanzialmente diventa un sistema manuale, elettronico ma manuale. Se invece sono in modalità automatica e vado a premere un po' più a lungo il pulsante alto sinistro, ecco che si passa nell'override mode. Una volta settato tutto quello che è il flight attendant con l'applicazione, bisogna andare a calibrarlo. Calibrarlo è molto semplice: si sale sulla bicicletta, si premono insieme il pulsante meno e più fino a che non diventa bianco il LED. A quel punto calibrazione verticale, sto dritto, il LED inizia a lampeggiare veloce, e poi calibrazione laterale, quindi ci sono i tre rossi, devo farli scomparire piegando a sinistra, LED veloce, è tutto calibrato. Altra calibrazione importante da fare è anche quella del power meter. Si fa naturalmente con l'applicazione AXS, pedale in basso, carico zero, e si fa la calibrazione dell'AXS. Fatto questo, tutto è calibrato e tutto è perfetto per partire. Eccoli, sono pronti! Classic Race!